Sono 10:34 dell'8 aprile 2024. Allora, questa è una faccia cenaia. Siccome si era rotta, io la utilizzo. Comunque, che ho fatto? Ho messo un chiodo per fermare il manico. Questo è il manico di nocciolo, 60 centimetri. Quindi lavorare così, con la scena piegata, guardate, vedete, sembra facile. Guardate come sta piegato. A 69 anni il mio fisico è usurato. Piegati così, guardate. Ecco qui. Oh, guardate com'è alta. È molta, molta fatica, è fatica assai, perché devo muovere, guardate, piegate così, poi mi sbilancio così, vedete, e faccio un movimento così, guardate, così, quindi si allungano le braccia, poi con le braccia protese spingono davanti, e viene sollecitata la schiena, le vertebre, le ginocchia, i muscoli, è un grandissimo sforzo. Io poi, 69 anni, ho fatto una vita a braccio agricolo, penso un po' sto braccio come sono usurato, ma non mi lamento. Piano piano, manca tanto. Allora, continuo, metto le gambe così, perché facendo così, tac tac tac, mi sposto. Ora guarda, la gamba protesa così, ginocchia così, qua se non ha le ossa integre crocchia tutto, se rompe il menisco. Vediamo un po' se le ginocchia stanno bene, però piegatemi, guardate, vedete, pure con la mano dietro, vedete, sarà perché vado sempre in bici e quindi le ossa, la muscolatura, la schiena si rinforzano, ma ho sempre 69 anni. Ecco il pezzo che ho fatto, vedete, questi saranno circa 9 metri di lunghezza per 1,5 metri.
e quindi se qui sono 15 metri quadri. Quindi chi va più veloce? Io ho il coserba elettrico, chiaramente io